La mia ricerca spazia dal disegno, la pittura, scultura, collage. Soprattutto per la pittura e anche per il disegno do molta importanza alla gestualità e al segno. Lavoro sulle forme, composizione di colore. Di solito creo io stesso i miei telai con forme solitamente inusuali, quindi non sempre in squadro. E questo mi aiuta molto appunto per la composizione, per la dinamica del quadro. Di solito prende forma di punte, triangoli o poligoni irregolari. Nelle sculture cerco di utilizzare materiali, oggetti di uso quotidiano. Ho una serie di sculture, si chiama House Totem, sono totem casalinghi, nel senso che per crearli utilizzo come forme contenitori di cibi, contenitori di bevande che appartengono appunto al mio quotidiano. Nell'altra serie dei fetici utilizzo invece sacchetti di plastica formati da me con nastro adesivo in cui appunto colo questo materiale colorato e che poi ridipingo per nasconderlo del tutto. I collage hanno, diciamo, un aspetto abbastanza performativo in quanto vengono realizzati in strada. Utilizzo i resti dei manifesti pubblicitari che vengono incollati con nastro adesivo sulle vetrine dei negozi in disuso a Vienna, se non altro, e appunto utilizzo solamente quello che trovo sul luogo. Mentre il disegno è. Do molta attenzione al segno e lavoro principalmente non guardando ciò che disegno, quindi creando una sorta di sismografia del rapporto empatico che si stabilisce tra me e il soggetto che ho di fronte. Nelle serie delle sculture, quindi nei totem casalinghi e nei fetici, ero partito semplicemente dalla necessità di confrontarmi con la scultura, volendo assolutamente lavorare con il gesso perché è un materiale alchemico quasi misterioso per me, che mi affascina molto. Ho iniziato a cercare, delle forme in cui poter colare questo gesso e istintivamente sono andato a recuperare ciò che stavo per buttare, quindi erano vasetti di yogurt, bottigliette di plastica e tutto questo ha chiaramente un grande legame con la quotidianità, quindi con ciò che consumo, con ciò che sono. Il totem casalingo rappresenta semplicemente ciò che io consumo, ciò che io di fatto compro e utilizzo. E l'ho fatto appunto con colori gessosi, che ricordano un po' i gessi colorati dei bambini, con forme spesso storte, non perfettamente simmetriche, proprio per cercare di smitizzare il tema del totem, che in realtà è molto serio, ha radici molto profonde nella nostra cultura. E di contro anche i fetici nascevano proprio per esaltare sempre questa materia del gesso che così tanto mi piace, questa materia liquida che però si solidifica e ritorna in realtà la pietra che era, no? Quindi in questo caso ho utilizzato sacchetti di plastica, anch'essi a disposizione nel mio atelier in gran quantità e semplicemente ho lavorato con il nastro adesivo per pacchi e ho dato delle forme, mi sono accorto che queste forme avevano appunto sembianze quasi antropomorfe, zoomorfe, ma rimanevano comunque abbastanza astratto, abbastanza astratti ed è quello che mi interessa e che mi piace. Riguardo alla mia pratica artistica, penso che una delle cose che più mi interessa sia in qualche modo, forse banalmente, ma catturare lo sguardo dello spettatore. Sia nei grovigli di segni dei disegni, sia nelle composizioni, dei quadri, quasi creare
creare quasi trappole per gli occhi, trappole in cui gli occhi di uno spettatore quasi magneticamente vengono catturati e tenuti al loro interno per qualche frazione di secondo. E lo stesso nella scultura, mi interessa nascondere la materia, creare questo alone di mistero intorno all'oggetto. Ho lavorato con Hermann Nitsch per 2 anni a Vienna, lo conosco dal 2008, ho lavorato con lui fino al 2013 in maniera, diciamo, intensiva, dopodiché ho lavorato dal 2013 fino ad oggi con Erwin Burm. Lavorare con grandi personalità dell'arte, con grandi maestri, è una cosa che sicuramente è molto formativa. Una cosa che, un'esperienza che mi ha comunque segnato e influenzato in qualche modo. Dal momento sì, in cui faccio arte sento in realtà una grandissima responsabilità, proprio perché il mio auguro, il mio desiderio è di confrontarmi con l'arte tutta, quindi soprattutto con quella che mi ha preceduto. E questo per forza è una responsabilità, cioè, una responsabilità sì che a volte quasi ti blocca, nel senso che c'è poi appunto la paura di sbagliare o di ricadere nella banalità. Il mondo dell'arte è comunque difficile, penso ovunque. Quindi non credo esistano cosiddetti paradisi per artisti, bisogna comunque lavorare tanto e con costanza. È chiaro che appunto l'uscire dal proprio paese, dalla propria città e confrontarsi all'estero aiuta. Tra virgolette fa curriculum, quindi serve come esperienza umana, ma anche come esperienza professionale. Ma in questi ultimi anni per me tornare in Italia è appunto andare in vacanza. Non penso a un rientro a breve termine, proprio perché non vedo le possibilità, non vedo le possibilità professionali che mi potrebbero garantire un futuro qua in Italia. Peccato che non puoi venire a Vienna. Questo appunto è uno dei nuovi, anche questo diciamo è un po' uno schizzo, ecco, va bene, però insomma gli altri preferirei di no, e anche adesso l'atelier, sì, come dire, non è che dà un'immagine di me molto, molto attuale, sono comunque legato perché l'atelier di Cavriago di via 20 Settembre è stato forse il primo vero atelier che ho avuto, penso dai primi 2000 fino a 5 anni fa, quindi quasi per una decina d'anni è stato uno dei miei primi atelier in casa di mia nonna, e quindi insomma comunque ho dei bei ricordi legati a questa stanza.